Super 8 Show. Super 8 Show News. Pala Caselle di Arezzo, dove il piazzale è stato intitolato a Giusy Conti, la sfortunata giovane aretina che nel 1985 perse la vita assieme a Roberto Lorentini nella tragedia dell'Esele. Bene, il Comitato Mirzia, accogliendo anche le richieste che vengono da molti liberi cittadini e cittadini, proporrà anche attraverso il consigliere comunale Pila De Nofri così un monumento che non sia solo a ricordo di una tragedia, ma che voglia essere a monito per la violenza nello sport, che poi soprattutto è, rimane sempre una violenza nel mondo del calcio. Scusa? Scusa? Non c'è Paolo, c'è. Dov'è Paolo? No, Paolo era il presidente suo. Ah, che aveva problemi. Arriva dopo. Qui va i calciatori, le squadre, come tutto, del resto dei bambini. E per lo sport ci ha lasciato la vita, ci ha lasciato. Che sia veramente una cosa importante da ricordare. E facciamogli un applauso tutti insieme. Grazie, grazie davvero. Se volete dire due parole, ricordare il credo che sia. Io volevo ringraziare l'amministrazione di questo gesto che ha compiuto di intitolare questa piazza a mia figlia, perché dopo quello che era successo molti anni fa, credo che era quasi doveroso ricordare anche lei. Per questo voglio ringraziare l'amministrazione e spero che il sacrificio di mia figlia serva a questi bambini, sì, che affrontano la vita, sì, a prendere lo sport nel senso vero della parola sportiva. Per questo vi ringrazio a tutti. Buonasera a tutti. Si parla sempre di violenza nello sport, però praticamente la violenza è solo nel calcio. Questo è brutto, che nello sport e il calcio si sia la violenza solo nel calcio, negli altri sport magari c'hanno altri problemi, vero, ma non quello della violenza. Sì, sì, è vero, ma sono gli sport purtroppo... Non certo in campo, questo è evidente. No, in campo sono sport dove c'è una giusta contrapposizione, in campo è difficile, difatti i giocatori sono forse meno responsabili talvolta di questo tipo di situazione, però è proprio il sistema che ha portato, esatto, un po' a questo. Ti ringrazio Paolo. Prego, arrivederci, scusate. Arrivederci e a risentirci presto, perché il Comitato Mirzia, quando prende un'iniziativa, voi sapete che poi la porta avanti. La figura del consigliere Pilar De Nofri è una garanzia anche da parte delle istituzioni, che non mancheranno quindi di darci il permesso di apporre, di mettere un pregevole monumento nel piazzale dello stadio comunale.